Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video recensione. Ho fatto un rapido check dei prodotti che sto utilizzando in questo periodo e mi sono resa conto che ho utilizzato tanti di quei prodotti di cui vi posso già parlare, quindi smantellerò un pochettino i video per evitare di farli troppo lunghi. Voglio partire con i prodotti solari, anche se siamo a fine agosto. Non ho avuto modo e tempo di poterlo registrare prima questo video recensione, quindi vado ora. La prima cosa di cui voglio parlare è l'integratore che ho utilizzato quest'anno, è della Carovit Forte Plus, è un integratore alimentare a base di Red Orange Complex, vitamina C, vitamina E, vitamina B2, rame e selenio. È un integratore utile prima e durante l'esposizione al sole, sono 30 capsule, vanno prese uno al giorno con ovviamente un po' di acqua a inizio giornata prima di mangiare, quindi prima della colazione. Allora, quest'anno avevo deciso di cambiare prodotto e ho deciso di prendere questo perché era in offerta. L'anno scorso anche mi ero trovata bene con quello che avevo preso, ma non mi ricordo ora il nome. Se lo ritrovo la recensione, ve la lascio giù nell'info box. Comunque, le capsuline non erano molto grandi, erano grandi più o meno quanto un'unghia. Allora, ho iniziato a prendere gli integratori più o meno una settimana prima dell'esposizione solare e ho visto i soliti benefici, nel senso che io che sono un soggetto che non si abbronza facilmente, sono chiara, piena di nei, ho visto la mia pelle scurirsi, mettiamo tantissime virgolette, in un lasso di tempo molto più veloce, considerando anche che io mi sto esponendo veramente molto poco. Da inizio estate non avrò fatto più di una quindicina di bagni e non consecutivi, perché ovviamente lavorando eccetera, non essendo andata in ferie, io mi sono strappata durante la settimana pochissimi giorni per fare un po' di mare, per andare un po' a mare, e con l'aiuto di un integratore sono riuscita a raggiungere questo tipo di colorazione che vi sembrerà bassissima, ma per me è il top. Io mi sento super abbronzata, super Hawaii, quindi mi stanno piacendo molto. L'unica pecca è che anche con l'assunzione degli integratori e la crema solare che vi farò vedere dopo, vi recensirò dopo. Il secondo giorno di mare mi sono leggermente scottata dietro la schiena. Probabilmente sarò stata anche io troppo tempo a pancia sotto, mi sono addormentata praticamente, però ero un po' rossa e il rossore è sparito nel giro di neanche una giornata. Sono tornata dal mare che erano le 7, ho fatto la doccia, mi sono accorta che ero diventata rossa e il giorno dopo ero già leggermente colorata e non rossa. Ora passiamo alle creme. Quest'anno per il viso ho scelto della Garnier L'Ambre Soleil Advanced Sensitive Pelle Chiara, sensibile al sole, crema protettiva UVA, UVB, UVA lunghi infrarossi, molto alta, 50 più per il collo e per il viso. Ipoallergenico, senza profumi, senza coloranti, texture leggera, non unge, resistente all'acqua. È una confezione da 50 ml, è un prodotto molto leggero che si sfuma e si espande, sta quasi per finire, in modo molto facile, non mi lascia la patina bianca sul viso. L'ho provata anche sotto il make-up e non mi ha sciolto il fondotinta. È un prodotto che ovviamente io uso per andare prettamente al mare. Comunque è abbastanza corposa, ma mi è capitato di doverla mettere anche in città se ad esempio decido di fare una bella passeggiata dove so che esporrò il mio viso alla luce solare per tante ore, oppure come mi è capitato di recente mi sono dovuta truccare per un evento importante, dovevo fare una cosa importante, mi sono truccata molto presto la mattina e poi sarei rimasta fino alle 3, alle 4 del pomeriggio con il make-up addosso per una passeggiata di piacere,
E quindi ho deciso di mettere sotto questa crema. Come vi stavo dicendo, non mi ha sciolto il trucco, anzi mi sentivo bella protetta, non sentivo un mascherone pesante addosso, lascia la pelle abbastanza respirare, comunque è una crema solare, quindi di per sé è pesante. Però rispetto a tante altre che ho provato, l'ho vista molto più leggera. Crema solare iniziale per il corpo, quest'anno ho scelto della Cliosan, quindi la linea venduta dall'MD, dal discount MD. Quella per bambini è una crema solare UVA, UVB, protezione alte per le pelli chiare, SPF 50, resistente all'acqua. È una confezione da 150 ml, praticamente finita, quindi non vi posso far vedere neanche che pastone era. Era un bel cremozzo pesante, un po' difficile da gestire, da spalmare su tutto il corpo, però era molto idratante. Ho trovato che era una crema idratata, idratante, no, idratata. Era una crema idratata. Mi è piaciuta molto, tranne per la seconda occasione in cui sono andata a mare, che mi ha fatto scottare la schiena, ma io sono più che sicura che è stato un mio errore. Mi sono addormentata e quindi l'esposizione è stata più rispetto al tempo di protezione di una crema. Mi è piaciuta veramente come vi stavo dicendo prima, come protezione, non mi ha dato nessun tipo di intollerabilità sulla pelle. Veramente una buona crema. Con i prodotti della Cliosan presi all'MD mi trovo veramente bene. Stiamo usando diversi prodotti, creme normali, bagnoschiuma, eccetera. A casa ci troviamo molto bene. Anche con questa mi sono trovata bene. Ora voglio parlare di prodotti per la cura dei capelli. Voglio iniziare ovviamente da quello di protezione che si mette quando ci si espone. Quest'anno ho scelto di nuovo la linea della G-Cube. Ho preso tutti e tre i prodotti con un piccolo sconto e una borsa da mare in regalo. Allora, la linea si chiama, la leggo di qua perché la confezione dello spray solare si è praticamente massacrata. Allora, Sun Club, questo è lo spray protettivo per tutti i tipi di capelli con olio di jojoba, filtri A e B. No, filtri UVA e UVB, sono 150 ml. Allora, difende i capelli dai danni causati dal vento, salsedine, sabbia e cloro. L'olio di jojoba nutre i capelli senza ungerli, ed è vero, mentre il filtro li protegge dai raggi solari. Agitare il prodotto e applicare sui capelli asciutti o bagnati prima e durante l'esposizione. Allora sono 150 ml, costo 12,90 euro. Io ovviamente l'ho preso con uno sconto. Ha il suo spruzzino ed ha un profumo dolciastro che mi piace tantissimo. Io ne abbondo tantissimo sulle punte per evitare che questi poveri capellini si vadano a disidratare più del dovuto, e poi ne spruzzo una modica quantità anche sulla parte alta, però cerco di concentrarmi più sulle punte. E come dice la confezione, non è un prodotto che unge, anzi, io li sento molto idratati ma non unti. Il fatto di mettere uno spray protettivo, io vado di norma in spiagge non organizzate, quindi in spiagge dove non c'è poi la doccetta di acqua dolce dove potersi risciacquare un attimo e quindi togliere la salsedine dai capelli. Quindi sono obbligata, tra virgolette, a usare un prodotto del genere per evitare che l'acqua salata, ristagnante, asciugata sui capelli, dopo faccia trasformare i miei capelli in un blocco unico, impettinabile, indomabile, molto duro, e i capelli disidratati. Utilizzando questo tipo di prodotto non ho questo problema, cioè tornata a casa dopo che i capelli si sono asciugati e tutto, io li sento ancora morbidi, facili da pettinare, facili poi da lavare e districare durante la doccia, quindi mi è piaciuto tanto. I suoi compari, shampoo e maschera, sono sempre all'olio di jojoba e beta carotene, sempre con filtri UVA e UVB,
Lo shampoo è da 250 ml, è uno shampoo che fa pochissima schiuma, si risciacqua facilmente con l'olio di jojoba, ovviamente va anche a jojoba, vi piace dirlo, va anche a nutrire tantissimo il capello e ha lo stesso tipo di profumo, forse meno dolciastro dello spray protettivo. Questo di listino costa 9,90 euro. Sì, mi sta piacendo molto. Fa una leggera schiuma, si risciacqua facilmente, non lascia i capelli pesanti. È uno shampoo che mi sta veramente piacendo e poi vi lascia comunque i capelli nutriti. L'ultimo prodotto, sia per questo video recensione sia per i prodotti solari, è la maschera sempre Sun Care, maschera dopo sole per tutti i tipi di capelli, sempre all'olio di jojoba e beta carotene con filtri UVA e UVB. Allora, è formulata per nutrire il capello dopo l'esposizione solare. Grazie all'azione sinergica dell'olio di jojoba e beta carotene, i capelli sono più nutriti e protetti dall'esposizione ai raggi solari, salsedine e cloro. È una confezione da 500 ml, quindi me lo porterò tutta quest'invernata e anche la prossima estate, probabilmente anche la prossima invernata. Di listino costa 12,90 euro. La confezione è questa, la maschera è molto compatta, però è molto compatta, relativamente compatta, ha lo stesso tipo di profumo. Allora, io ne prendo una noce, ovviamente la vado a distribuire nella parte finale, inizialmente faccio un leggero massaggio per far penetrare la maschera all'interno del capello, della fibra capillare, e poi lo passo anche nella parte alta, il residuo che mi sono rimaste tra le dita. La lascio agire più o meno 5-7 minuti, il tempo che mi lavo il corpo, magari faccio un piccolo scrub con un guantino, eccetera, e poi vado a pettinare e i capelli sono districati, morbidi, lucenti, protetti e profumati, che non guasta. Quindi questi tre prodotti, così come i tre prodotti che comprai 2 anni fa, perché poi mi sono durati fino all'anno scorso, mi spero, vado veramente con l'incrocio delle dita, spero che mi salvino i capelli dal disastro che di norma comporta il piacere di farsi un bel bagno a mare. Quindi poi per i capelli non piace molto farsi il bagnetto a mare. Ok, per questo video è tutto, spero che queste recensioni vi siano state utili per qualcuno magari che va in ferie al mare nell'ultima settimana o inizio settembre, ultima settimana di agosto, inizio settembre. Io andrò in ferie l'ultima settimana di settembre e sono con l'acqua alla gola, sono stanchissima, non ce la faccio più. Ok, ora vi registro altri video recensione, dovrei fare anche un video acquisti, oh mio Dio, non ce la farò mai. Ora vediamo. Comunque, vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, in gamba!